Quando si apre la scena e si entra nella stanza e si vede un fucile appeso alle pareti di quella stanza, questo significa che ad un certo punto, prima che la storia finisca, quel fucile deve sparare. Stanno per succedere delle cose e quindi queste cose che succederanno faranno la differenza rispetto alla performance che stiamo per vivere e anche rispetto all'output finale che verrà generato. Banking è una performance che si è sviluppata attraverso l'intervento di 60 manager. L'artista ha ideato il progetto insieme a noi fin dall'inizio e si è sviluppato fondamentalmente su 2 giorni. Nel primo giorno sono state fatte delle presentazioni dedicate allo storytelling, al writing e l'ultimo intervento è stato invece un intervento dell'artista che ha focalizzato la sua attenzione sulla firma, sulla tag, su come realizzare una firma. Dovete immaginarvi voi nei panni di un writer per strada, deve far emergere il proprio nome rispetto agli altri. L'impresa del writer è scrivere il proprio nome più grosso degli altri, più in vista degli altri o più frequentemente degli altri o in una maniera stilisticamente più bella degli altri. Ci sono diverse strade per emergere nel mondo del writing, tipo queste che vi ho elencato. Salvare ciò che avrà fatto la nostra epoca, così farà con i writing. Banking è una celebrazione del writing attraverso la provocazione di contrasti. La cosa allettante era spezzare le etichette, uscire dagli schemi delle etichette e provare a fare una cosa trasversale dove poter ridare un senso e un valore al lavoro che un writer fa sul segno e l'impresa. Verbo ha deciso di accettare la sfida e di mettersi in gioco e ha scelto questo contesto per portare avanti la propria ricerca artistica. Ben King, bandire i re. Il re bandisce qualcuno per regnare sugli altri. È un'opera risultante da una performance dove c'è un altalenarsi di individualità che devono emergere, realizzazione del sé, quindi il re, e il bandire, cioè il conflitto col prossimo. Bonola è un luogo periferico e proprio per questo ha una serie di vantaggi. Il primo è che tutto questo ci consente di sperimentare delle vie nuove che in altri contesti sarebbero veramente difficili, quindi avere una maggiore libertà di azione. Il luogo per me è una coordinata, è la tela bianca, il luogo. Sperimentare vie nuove significa anche dare a questo spazio un ruolo che storicamente non ha mai avuto. È quello di lasciare che le persone immaginino nuovi modi, nuove vie come questo, anche sorprendenti, dico, di far uscire dei modi di passare l'apprendimento. Questo è il nostro mestiere e questo è un modo nuovo. Ecco perché nasce questo progetto. Siamo di fronte a una cosa assolutamente innovativa.
perché stiamo applicando le tecniche della narrazione a un'azienda. Un evento di questo tipo non è mai stato fatto prima, per cui come tutti gli eventi nuovi ha un po' la dimensione del rischio e la dimensione anche dell'incertezza, non si sa bene come andrà a finire. Nel caso di Intesa San Paolo a Bonola, questi 6 piani di scale anonimi avevano bisogno di vitalità. È stata una bella sfida pensare che tipo di segno e che tipo di vitalità della banca potevo produrre in quello spazio. Abbiamo preso 60 persone, le abbiamo messe all'interno di un canale, che sono delle scale, di un canale verticale, cioè di 4 piani di scale, e stiamo facendo un'opera d'arte. Stiamo per iniziare qualcosa che dipenderà da noi, meraviglioso, e quindi buon lavoro rispetto alla realizzazione di un'opera d'arte che stiamo per regalare a noi stessi e al resto di questa comunità qua intorno a noi. Non mi è stato detto molto di questi giorni, non ho ricevuto grandi notizie, quindi non ero preparata a nulla. Oggi siete in mano mia. Sono onorato di avervi come parte integrante e fondamentale di questa performance. Voi siete praticamente lo strumento di quest'opera che andiamo a realizzare. E vi chiedo di, una volta che entreremo dentro queste scale a disegnare, avrete questa maschera. La maschera non dovete toglierla assolutamente. È fondamentale per entrare nello spirito del lavoro che stiamo facendo. Vi chiedo la pazienza di sopportare questo stress. Stamattina, quando abbiamo dato, come dire, abbiamo svelato le carte fino in fondo, c'è stato un attimo di smarrimento, perché nello svolgimento della giornata, anche di ieri, nulla lasciava trasparire alla realizzazione che poi avremmo fatto fare oggi. Quindi sicuramente c'è stato un momento in cui le persone si sono trovate spiazzate rispetto alle indicazioni che stavamo dando. Però da subito c'è stata una forte attivazione di energia e il coinvolgimento è stato totale. Credo che questa sia la manifestazione con la quale si può misurare meglio il successo di questa iniziativa. Energia spesa e coinvolgimento delle persone. Il writer, quando va a disegnare, suda, quindi mi dispiace ma oggi sudate. Deve muoversi velocemente, si sporca le mani, si sporca con la vernice. Si deve perdere nelle forme e nei colori, quindi dovete prendervi tutto il tempo di perdervi dentro la cosa che state facendo. Avete la maschera anche per questo motivo, avete la maschera perché non vi riconoscerete tra di voi. La maschera e la tuta bianca che avrete servono a rendervi anonimi, perché il writer agisce di notte, non sapete chi è, il writer è anonimo, quindi voi dovete essere anonimi. L'unica cosa che deve parlare di voi è quello che state facendo.